Ci sono voluti 120 minuti di tensione per stabilire l'avversario dell'Atletico 2000 nella semifinale in programma questo sabato nel campionato Juniores Elite. Alla fine la spuntarono a torte e teste in virtù del miglior piazzamento di classifica in stagione regolare, al termine però di un match dove entrambe le compagini non si sono risparmiate fino al tipico fischio finale e dove entrambe avrebbero decisamente meritato il passaggio del turno. Avvio di gara lento dopo a farla da padrone la tensione. Il primo sussurro arriva solamente al nono quando Marulla prova a scaldare il suo destro, trovando però Calvarese presente. Sul fronte opposto ci prova invece De Palma, che non riesce però a controllare il pallone, favorendo l'uscita in presa bassa di Sopo. Al 24esimo è Ulisse a cercare il jolly dal limite, Calvarese si stende bene e devia il pallone. La gara sarà di tono al 36esimo, il Tor di Quinto va vicino al vantaggio, quando Marulla riesce a vincere un rimpallo in aria, ma non ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Calvarese. Sul fronte opposto risponde Minucci, che impegna Sopo da fuori, ma il numero 1 ospite vuole a deviare. Ripresa ancora più emozionante, con il primo brivido che arriva dopo neanche un minuto. Bertoldi mette al centro per Mastrantonio, che però non trova di un soffio alla deviazione decisiva di testa. Donne di casa spingono al 16esimo ancora una volta Mastrantonio a cercare di un soffio l'impatto con la sfera sulla punizione messa al centro da Greco. Il Tor di Punto risponde al 20esimo, ma Calvarese vince ancora il suo duello personale con Ulisse, deviando in angolo il mancino dal limite laterale di mister Moretti. L'inerzia è però tre piedi da nuovo torte e teste che al 23esimo sembra trovare la chiave di volta del match. Greco batte un corner corto per Bertoldi, che arriva in corsa e con un destro chirurgico trova il 7, dove Sopo non può proprio arrivare, non riuscendo ad impedire il vantaggio dei ragazzi di mister Di Nunno. Il Tor di Quinto carica a testa bassa alla ricerca del pari, che arriva al 33esimo. Floris calcia in area di rigore una punizione sulla quale si accende una mischia, il batti e ribatti lo risolve da Scienzi, che puntuale si inserisce a botta sicura tra Figge Calvarese, che riporta il risultato in equilibrio sull'1-1. Nel finale la torta e testa torna a prendere campo e proprio in extremis ha la doppia occasione per chiudere, ma al 45esimo il diagonale di Minucci attraversa tutto lo specchio della porta e scivola sul fondo. La chance è più ghiotta, la spreca però Quadrana in pieno recupero, facendosi penalizzare dai Sopo proprio a due passi dalla porta del Tor di Quinto. Nei supplementari sembra averne di più la squadra di mister Di Nunno, che parte forte e al quinto ci prova con Minucci, ma Sopo ancora una volta insuperabile. Due giri di lancette più tardi da Zucchelli a cercare il bersaglio grosso, palla che sfiora il palo dando solo l'illusione del gol. Ci pensa poi la stanchezza a fraccare il gioco e le emozioni che tornano prepotentemente in coda quando al 15esimo del secondo tempo extra time De Partro si fa a metà campo di corsa e davanti di Sopo tenta un pallonetto che si spegne a pochi millimetri dal palo. L'ultimo sussulto lo regala però il Tor di Quinto. Il Sopo mette al centro il pallone della speranza, in mischia la sfera finisce dalle parti di Trincia, che proprio davanti a Calvarese manda fuori la chance che avrebbe strappato la qualificazione per la squadra di mister Moretti. Finisce invece con i ragazzi in uno sotto la tribuna a far festa per un sogno che può continuare ad essere coltivato. Ora sabato in quel del Catena ci sarà la possibilità di giocarsi un posto per la finale, Atletico 2000 permettendo.